Ciao amici, siamo tornati per una nuova Face Gym, una puntata dedicata alle palpebre, perché con lungo andare, con l'età, una palpebra può, diciamo, diventare più rilassata dell'altro, si vede una discrepanza, si vede uno magari un po' più sceso dell'altro e non è costante, magari ci sono quei giorni quando sei molto stanco o non hai dormito bene o sei sotto stress e ti noterai che si scende una palpebra, ti sta calando la palpebra più dell'altro e ognuno di noi abbiamo una più alta dell'altro. Allora, prima di cominciare questo esercizio è importante di capire quale delle due delle vostre palpebre è più aperto e quale è più chiuso e poi andiamo a dedicarci non soltanto un movimento per entrambi ma anche uno dedicato soltanto a quello più calato per andare a provare di creare un po' di simmetria. Allora, il primo esercizio è molto semplice, è dormire. Se più dormiamo bene, più ci svegliamo riposato, perché noi andiamo, grazie alla produzione notturna di collagene, a rimpolpare, ritonificare la pelle. Questa cosa è il primo esercizio. E il secondo esercizio è il seguente: apriamo gli occhi molto aperti e cominciamo semplicemente a battere le nostre palpebre lentamente. Apri gli occhi, 1, 2, provando proprio di anche alza poco il mento, 3, 4, 5. E senti come si attiva anche i muscoli dietro la testa quando fai anche soltanto le palpebre. Di nuovo, facciamo un'altra 10. L'altra cosa che vogliamo provare di non fare mentre facciamo questi esercizi è di grottare la fronte e creare rughe sulla fronte, così potete anche spianare e tenere con le mani la fronte per far sì che non innalziamo la fronte e di nuovo guarda in giù, chiudi le palpebre, provando di non aggrottare la fronte. Relax. L'altro esercizio sarà con le dita. Apriamo, proprio creiamo un po' di distanziamento tra la nostra sopracciglia e la parte inferiore. Tiro verso fuori e di nuovo chiudiamo gli occhi. Guarda in giù di nuovo. Relax, andiamo avanti proprio per aiutarci. Adesso tiriamo in su, provando di non grottare la fronte, guarda in giù e chiudi gli occhi. And relax. Adesso andiamo a aiutare quello che magari è più calato dall'altro. Indice è il nostro pollice, ok? Lo mettiamo all'angolo dell'occhio, subito sotto la parte incubo della sopracciglia, senza aggrottare la fronte, tieni una mano sulla fronte così non aggrotta sulla fronte e provi di fare una sorta di, occhialino soltanto con l'occhio che è più calato dall'altro, ok? Chiudo. Relax. Un altro esercizio unilaterale per le nostre palpebre è il seguente: trovi l'occhio che è più calato dall'altro, se guardate lo vedete, questo è più aperto e questo è più chiuso. Prendo la mano, sollevo la sopracciglia, guardo in giù e chiudo la palpebra. Ancora 10.
and relax. E lo senti proprio che i muscoli si attivano e questi ci aiuteranno anche con le palpebre. Questi sono tutti esercizi che possiamo fare per simmetrizzare la faccia, attivare i muscoli, recuperare anche diciamo la pelle che diventa un po' rilassato con questo esercizio dedicato proprio agli occhi. Voglio sempre ricordarvi di non esagerare con FaceGym, perché se facciamo troppo esercizi sentirete l'acido lattico il giorno seguente, per avere un volto sempre più fresco, sempre più tonico e rilassato giorno dopo giorno. Baci dalla Gil e vi aspetto sempre qui su Now. Passate una giornata spettacolare.